Care amiche e cari amici camperisti, bentornati ai Day Weekend. Sono Gianluca Gabanini, il vostro chef ambassador. Lo chef ambassador appunto di Camperisti Italiani, colui che ogni tanto, ormai immagino mi riconosciate, colui che, come vi dicevo, ogni tanto vi delizia con qualche ricettina particolare. Bene, vi dicevo, bentornati all'appuntamento i Day Weekend. Di cosa parliamo? Per chi non avesse visto le prime puntate, in questo appuntamento, in questo magazine che cerco di tenere il più possibile periodico, compatibilmente con gli impegni ovviamente di tutti, sapete, famiglie, piccoli, lavoro, discussioni varie, beghe quotidiane, bollette da pagare, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, dicevo, di cosa parliamo in questo appuntamento? Il mio obiettivo è quello di darvi qualche consiglio su cosa visitare, cosa vedere durante il weekend. Ovviamente l'argomento è sempre quello enogastronomico, quindi non vi dirò mai della sagra, diciamo, della fiera dell'artigianato, piuttosto che il mio obiettivo è quello appunto di aiutarvi a scoprire i prodotti tipici italiani regionali attraverso i vari eventi. Bene, andiamo con il primo. Eccoci qua. Reggiolo, abbiamo nella locandina un bel maialino che tiene in mano una salsiccia. Di cosa si tratta? Per non perdere il sapore, 22esima edizione, praticamente una fiera, una sagra enogastronomica dove abbiamo la gara i grassoi. Cosa sono i grassoi? Sono i ciccioli, per cui per gli amanti del colesterolo ecco qua su cosa andare a parare. Domenica 16 febbraio, Reggiolo in provincia di Reggio Emilia, da non perdere per gli amanti appunto dei cibi magri, per così dire. Bene, ecco, saltiamo in Toscana, Fortezza d'Abasso a Firenze, per gli amici del vino. In questo caso parliamo di un vino classico all'italiana, il Chianti, il famoso Sangiovese, direi il più famoso Sangiovese italiano al mondo, riconoscibilissimo grazie. Scusate, ma ogni tanto si impasta la lingua, grazie al suo fiaschetto che ha un po' creato il simbolo del vino italiano, appunto, come dicevo, nel mondo e un po' anche così i vari emigranti in America, perlomeno è ancora conosciuto, diciamo, in quei paesi grazie a loro. Chianti Loves, quindi anteprima del 2020 di quelle che sono appunto le varie uscite delle cantine toscane. Bene, passiamo all'ultimo evento. Questa è una cosa un po' particolare. L'ho voluta inserire perché è un po' diversa dal solito, non è una sagra, non è una fiera, ma un incontro. Si tratta di Enogastro Ego, ovvero Enogastro Orbite, quindi un evento si terrà a Taranto il 16, il 17 e il 18 febbraio. È il festival della formazione professionale dedicato al mondo della ristorazione. Ora, non è che qui devono andarci per forza assolutamente chi vuole aprire un ristorante o chi già sta operando all'interno del settore, però ritengo che sia interessante per tutti i vari appassionati, in quanto in questi 3 giorni abbiamo incontri, seminari, degustazioni, lezioni e masterclass. Bene, cari amici, anche per questa settimana l'appuntamento è terminato. Come vedete sono brevissimo, vi rubo pochissimo tempo. Un bacione a tutti, ciao, buon weekend, mi raccomando, divertitevi anche per chi non può andarci e ovviamente seguiteci sempre su Camperisti Italiani. Ciao a tutti!